Buonasera alle amiche e alle amici in ascolto dal Palalido di Valdagno in questo freddo e piovoso sabato sera invernale. Tra poco assisteremo ad un incontro che potrà dare nuove indicazioni, soprattutto in chiave di classifica in quest'ultima parte di stagione. Il Monza è reduce da una sconfitta interna ad opera del Giovinazzo, coinvolto in piena lotta salvezza, mentre il Valdagno è reduce della sconfitta subita in Liguria ad opera del Sarzana. Entrambe le squadre sono quindi alla ricerca di riscatto. Il Valdagno occupa la settima posizione in classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte, 76 gol fatti, 68 quelli subiti. Il Monza si trova in undicesima posizione con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 13 sconfitte, ma sono ben 82 gol fatti e 78 quelli subiti. Parlando di cannonieri, la classifica nazionale comandata da Federico Ambrosio, giocatore siamo alla rosa dei giocatori. Il Monza, allenato da Tommaso Colamaria, si presenta con Filippo Fongaro, che è un ex giocatore del Valdagno, Bielsa, Francisco con il numero 6, Zucchetti Matteo con l'84, Tamborindegu Julian con il 9, Galimberti Matteo con il 7, Riva, Carlo Riva con il numero 8, Petrocchi Elia con l'11, Alessandro Uva 75, Gavioli Gabriele 76, Borgonovo Luca con il numero 1, portiere di riserva. Risponde il Valdagno, allenato da Luca Chiarello, con Giovanni Bovo con il numero 1, portiere, Davide Motaran capitano con il numero 2, Marco Tomba con il numero 4, Crocco Nicolò con il numero 6, di cui Giovanni Leonardo con il 7, Davide Piroli vice capitano con il numero 8, Alex Borregan con il 59, Marcos Vega con il 66, Garcia con il numero 84 e Checchetto Giulio con il numero 10, portiere di riserva. Allenatore ovviamente Luca Chiarello. Partita arbitrata dai signori Josef Sillecchia e Andrea Davoli, assistente Giacomo Vischio. La partita è iniziata da un 50 secondi, pardon. Il Monza a giostrare pallina con Zucchetti la sposta a Tamborindegu. Zucchetti prova il tiro da fuori, Tambo. Valdagno risponde con Garcia, Motaran, Borregan cerca spazio per il tiro, non lo trova, retrocede la pallina a Davide Motaran con il numero 2. Ecco, il Valdagno gioca con una prova al tiro ribattuto da Tambo. Il Monza a impostare. Dicevamo, il Valdagno si presenta in una divisa da gioco con la maglia completamente blu e i pantaloncini bianchi, mentre il Monza ha una maglia con sfondo bianco a righe rosse e blu, pantaloncini blu.
Monza a far girare pallina con Zucchetti, Bielsa. Alta la pressione del Valdagno, riesce a rubare pallina a Tambo Garcia, fallo. Fallo del Monza. Motaran cerca un compagno, lo trova in Garcia, ancora Motaran, Borregan, Garcia. Di Giovanni trova spazio per il tiro, cerca e lo trova, e trova anche il tiro, un bel diagonale fuori di poco. Rimposta il Monza, cerca un compagno libero, Tambo, bravo Bovo che si arrabbia con la sua difesa. Da notare anche la presenza di una decina di tifosi venuti da Monza. Tambo, Zucchetti, Bielsa, recupera Valdagno, Borregan, Garcia, Motaran. Ancora Borregan, Motaran, Garcia, Borregan, Motaran cerca di incuniarsi, prova il tiro alto di poco. Tambo a Zucchetti a impostare per il Monza, che si presenta con un tiro fuori misura. È lesto Garcia a recuperare sfera, il Monza commette il suo secondo fallo. Motaran lancia Garcia. Prova il tiro, ribattuto. Ancora Tambo. Zucchetti, fallo. Fallo in area. Sarà. Sì. Accenna qualche protesta Garcia. Rivediamo l'azione. Sì, piuttosto chiaro il fallo commesso. Sarà il numero 9 del Monza, Taborindegu, a provare a trasformare questo rigore. Bovo, portiere del Valdagno, si sistema all'interno della sua porta. Parte Tambo, tiro, palo. Lesto Garcia a far proprio la sfera, ne ha due addosso, scarica per Borregan. Motaran, Garcia, di cui Giovanni è in area marcatissimo. Motaran, sempre il raddoppio. Borregan è con il raddoppio a gioco facile, il Tambo a far proprio la sfera. Monza in avanti, tentato dal tiro. Bielsa, ancora Tambo. Galimberti, costretto a retrocedere a Bielsa. Bielsa capisce tutto, Garcia, e riparte il Valdagno. Borregan trova Motaran, già marcato, tentato dal tiro fuori misura, di cui Giovanni sulla sfera. Combatte con Galimberti che fa proprio la sfera. Avanza il Monza. Prova a passare fra due, ma Motaran capisce tutto e riparte il Valdagno. Galimberti lo ferma. Ancora Galimberti, prova il tiro alto di poco. Garcia impostare, di cui Giovanni in area. Manca l'ultimo guizzo, si era presentato davanti a Fongaro pressoché da solo. Ancora il Monza. Partita aperta, dai ritmi molto veloci, molto rapidi in questi primi 5 minuti. Ancora il Monza. Zucchetti. Galimberti. Zucchetti. Monza in avanti, difesa attenta, quella del Valdagno, di cui Giovanni invola, retroporta, ma è lesta la difesa. Forse c'è un fallo, gli arbitri dicono di no. Sbaglia il passaggio Tambo. Ancora Borregan! Alto di poco. Avrebbe segnato sotto la curva nord.
Blu intanto a Zucchetti. Vediamo se abbiamo modo di rivedere l'azione. Ok, avanti così. Blu a Zucchetti. Time out chiamato da Luca Chiarello. Dopo appena 6 minuti di gioco. Di solito i time out si chiedono verso la metà del tempo. Si lascia un attimo che la partita prenda i suoi ritmi. Evidentemente il pericolo corso poco fa dal Valdagno, il rigore è finito sul palo da Tambo, ha lanciato un segnale d'allarme. Ora vediamo questo tentativo di trasformazione della punizione di prima e l'eventuale, in caso di mancata trasformazione, inferiorità numerica del Monza. Vediamo anche chi si presenta per il Valdagno al tentativo di trasformazione, è Borregan. Sistema la pallina sul dischetto. Ricordiamo la mancanza di Giuliano Giuliani, fermato da uno stiramento al femore durante l'allenamento di lunedì. Borregan parte, tenta una finta, una seconda, bravissimo Fongaro a intervenire. La ribattuta poi finisce fuori. Monza in avanti, sventato il primo pericolo. Riparte Motaran, serve, o meglio ha provato a servire Di Qui Giovanni. Ancora il Monza in avanti con il numero 6 Bielsa. Ricordiamo che il Monza gioca l'inferiorità numerica, questo è un fallo, fallo commesso da Motaran. Si fanno sentire anche i tifosi del Monza. Monza in avanti, Bielsa a gestire pallina, cerca un compagno e lo trova in Tambo, è bravo Bovo a sventare il pericolo. Motaran, Di Qui Giovanni, ancora Motaran, Borregan, si cerca il pertugio. Ricordiamo che il Monza gioca con un uomo in meno. Garcia, Borregan alto, Di Qui Giovanni, riconquista il Monza, sfera con Galimberti, Garcia, riconquista palla per il Valdagno, imposta l'azione d'attacco, Motaran, Borregan, ancora Motaran, Di Qui Giovanni, si cerca il pertugio, scambio fitto tra i due, oh, perde pallina Motaran, si immola, o meglio si lancia Galimberti, pericolosissimo il Monza, Di Qui Giovanni, Garcia, Borregan, prova il tiro, Fongaro col gambale dice no, Borregan, grossissima l'occasione di Galimberti, qualche istante fa che ha rubato pallina e si è lanciato verso la porta, bravo Bovo, ancora Valdagno, Motaran e ancora Fongaro a dire no. Monza con Bielsa, Tambo, bravo Bovo a respingere il diagonale preciso e potente, Motaran già marcato nella propria centropista, Borregan, entra Davide Piroli al posto di Motaran, Di Qui Giovanni nel mentre in retroporta, Borregan si infila, Fongaro a dire no ancora, ancora Di Qui Giovanni, non aggancia Garcia, uva per il Monza, Galimberti, ancora uva, Tambo, Bielsa, cerca compagno, intanto i secondi passano e il Monza torna in parità numerica, Bielsa, Galimberti, Tambo, Galimberti,
Bravo Davide a recuperare sfera, Davide Piroli numero 8 si presenta davanti alla porta di Fongaro, il tiro finisce alto. Altro time out, questa volta chiamato da Colamaria, da Tommaso Colamaria. Ricordiamo che il Monza appena passato indenne l'inferiorità numerica e il tentativo di punizione di prima tentato da Borregan. Sono passati 10 minuti, di certo si può dire che le squadre si affrontano a viso aperto senza particolari tatticismi, ad una velocità di gioco e di passaggi piuttosto elevata. Vediamo cosa in serbo, cosa hanno in serbo i due allenatori, che istruzioni avranno dato ai propri giocatori. Il Valdagno è già in pista, mentre Colamaria sta ancora disegnando sulla lavagnetta gli schemi. È entrato Vega nel Valdagno. Vega di Qui Giovanni. Garcia prova il tiro, riprende il controllo della sfera Uva per il Monza. Tambo cerca compagno, lo trova in Zucchetti. Il numero 6 del Monza, Bielsa, prova il tiro Uva e riprova Zucchetti, sempre Bovo a dir no. Davide Piroli a impostare, marcato strettissimo. Vega di Qui Giovanni, Piroli, Garcia, Piroli, Bielsa a far la guardia, Piroli retroporta, è forse un po' troppo isolato, ne ha due addosso, si trova la balaustra e il Monza riconquista sfera con Bielsa. Uva cerca uno slalom in area e bravo ancora Davide Piroli a riconquistare palline. Di Qui Giovanni, Vega, siamo nel retroporta del Monza, su di lui Uva a far pressione. Vega ha provato l'assist in area ma non perde palline, si presenta davanti a Fongaro che dice no. Zucchetti, riparte il Monza, cerca di incunearsi Tambo, marcato stretto Garcia, Vega un assist in area per Di Qui Giovanni anticipato. Bielsa, passiamo da una porta all'altra in una manciata di secondi. Tambo marcato da Di Qui Giovanni, prova il tiro e trova la rete. Uno spiraglio, rivediamola, Monza in vantaggio 1-0 a metà del primo tempo. Rivediamo l'azione, trova uno spiraglio, Bovo probabilmente non vede partire la pallina, 1-0. Avevamo detto in presentazione partita che l'attaccante del Monza era il pericolo numero uno per la difesa del Valdagno. Ora vediamo come reagirà la squadra raniera. Garcia, Piroli, Di Qui Giovanni, Vega, Piroli, Vega, Garcia, tentato dal tiro, ci ripensa, ancora Piroli, assist in area, manca l'aggancio e lo ripensa. Un secondo tentativo di Di Qui Giovanni che ha provato un alza schiaccia, ancora Valdagno in pressione, Garcia tiro da centropista fuori misura, Zucchetti a riconquistare palline per il Monza, Monza in vantaggio 1-0. Uva, Zucchetti, Bielsa,
Tambo, ancora Bielsa, finta il tiro, assist in area, Piroli a riconquistare la sfera, bravo anche a difenderla, ora in posta Vega, Davide Piroli, Boregan prova a girarsi, a tirare, Fongaro a dire no, Monza a impostare, Bielsa, Uva, Bielsa, Tambo, Uva, slalom, si incune in area, in due su di lui, Garcia recupera, Vega, Vega prova lo slalom, Piroli per un attimo, Bielsa, Uva, capisce tutto Garcia, Piroli, Boregan rientrato, bravissimo Uva in anticipo, ancora Garcia, ha provato un tiro troppo alto, Fongaro necessita di una pulitura della visiera, gioco interrotto, forte la presenza di pubblico anche questa sera in gradinata nord, devo dire che in questa, soprattutto nella seconda parte della stagione, il pubblico in maniera specifica in gradinata nord è particolarmente aumentato. Ricordiamo che gli under 18 hanno l'ingresso gratuito qui al Palalido in gradinata nord, quindi direi che soprattutto in sere come queste fredde e piovose vedere uno spettacolo comunque professionistico gratis è una grande tentazione. Zucchetti per il Monza, Bielsa, ancora il Monza, Galimberti, Bielsa, Zucchetti, Tambo, Bielsa, alta la difesa del Valdagno, Zucchetti, Monza costretto a retrocedere, Bielsa, Vega su di lui, Bovo attento, bravo, Galimberti ne ha due addosso, riconquista palla Davide Piroli, è alla balaustra, scarica su Boregan, avanza, avanza, prova a saltarne uno, che gol, diagonale rapidissimo, nulla ha potuto Fongaro sotto la nord, gran bel gol, rivediamolo, ecco qui il tentativo di slalom e il diagonale improvviso che ha sorpreso il portiere del Monza, 1-1. Incessante il tifo sia della Nord sia della decina abbondante di tifosi del Monza al seguito. Prova il tiro ma il gioco era fermo. Palla 2, Galimberti Vega, anzi no, solo Galimberti che la dà a Zucchetti. Bielsa, Tambo. Galimberti prova la rubata, la difesa del Valdagno non ci riesce, ancora Tambo, Zucchetti prova il tiro da centropista, fuori di poco, Boregan a impostare, Davide Piroli, Vega, intanto è entrato Cocco tra le file del Valdagno con il numero 6, Boregan, Piroli, ne salta uno, fallo del Valdagno, Tambo per il Monza, siamo già dalle parti di Bovo, Bielsa tentato dal tiro, bravo Bovo, si arrabbia con la difesa per lo spazio lasciato per il tiro, Zucchetti,
retroporta a crocco su di lui a marcarlo stretto. Bielsa, Zucchetti, Tambo a Vega su di lui, Galimberti, assist per Bielsa in area, ancora Bovo col gambale a dire no, tiro non particolarmente potente ma ben indirizzato e assai insidioso. Borregan per il Valdagno, cerca un compagno libero, lo trova in Vega, tentato dal tiro deviato alto, ancora Borregan, Vega, tunnel, però Tambo dice no, era in posta con Zucchetti. Galimberti, siamo già dalle parti di Bovo, su di lui Motaran, Zucchetti, Galimberti, Tambo, Vega su di lui, Zucchetti, Crocco, Motaran capisce tutto, si lotta in area, ne esce vincitore Borregan, Motaran prova a saltarne uno e a fornire un assist a Crocco in area, capisce tutto la difesa del Monza che riparte rapida con Gavioli. Tambo prova il tiro, Bovo a dire no, non sono d'accordo. Galimberti, Zucchetti, altra bomba, ancora Bovo a dire no. Vega, non perdere questa sfera, Vega, bravo Motaran, Crocco, Motaran, Borregan, Crocco, marcatissimo, Borregan, retroporta, cerca l'ispirazione, Vega, tiro da centropista, capisce tutto Tambo, siamo già dalle parti di Bovo, altro grande intervento di Bovo. Crocco, Motaran, Vega, Crocco, cerca un compagno libero, Motaran, ancora Crocco, di qui Giovanni, Motaran, Motaran, Zucchetti lo abbraccia amabilmente, Crocco prova il tiro, di qui Giovanni prova il recupero, ma Tambo capisce tutto, Zucchetti, Zucchetti, Galimberti, interviene Bovo, siamo già dall'altra parte, assist e gol, grande, grande gol, cooperazione Crocco Borregan, rivediamo quello che sembrava un assist, rivediamo l'azione. Eh sì, c'è la deviazione di qui Giovanni, il numero 7. 2-1 Valdagno. Chiamato anche dalla Nord in questo momento. Deviazione al volo 2-1, time out chiamato da Luca Chiarello. Mancano 6 minuti e 24 secondi alla fine di questo primo tempo. 3-3. La situazione dei falli, quindi nulla di particolarmente virulento. Vediamo i risultati degli altri campi. In uno dei tanti spareggi salvezza, il Giovinazzo sta vincendo 3-2 contro il Braganze, 2-1 ovviamente fra Valdagno e Monza, mentre il Sarzana sta vincendo a Follonica 1-0 e il Montebello sta vincendo 2-1 a Grosseto. Si sarebbe dovuta giocare domani Bassano Vercelli, 10-0 a tavolino visto il ritiro della squadra piemontese. Riprende il gioco, Gavioli per il Monza, Galimberti perde pallina, la riconquista a Crocco, di qui Giovanni, la linea verdissima del Valdagno, Zucchetti capisce tutto, si presenta in area costretto a retrocedere, Tambo,
Cerca un compagno, non lo trova, è marcato stretto da Crocco. Gavioli, ancora Tambo, tiro da centropista, c'è a 2 metri Motaran, fa sua la sfera. Borregan rischia di perderla, di qui Giovanni, e questo è fallo. Non rivelato, se ne sono accorti tutti. Tambo, siamo già dalle parti di Bovo. Borregan riconquista. Crocco, Crocco! Ah! Attenzione, sfera steca alta. Stava tentando un'alza schiaccia. Rivediamola. Crocco aveva provato un'alza schiaccia e qui c'è una steca altissima che sbatte contro la testa di Crocco. Indubbiamente è rigore, ma un fallo assai pericoloso a mio avviso. Vediamo Motaran nel tentativo di trasformazione. Fallo molto molto pericoloso quello del Monza. Motaran alto, riconquista Motaran e rete del 3-1 Fongaro battuto per la terza volta, ma non poteva fare nulla contro questo tap-in di Motaran. 3-1. No, mi ha particolarmente colpito il fallo commesso dalla difesa del Monza ai danni di Crocco, se non ricordo male. Rivediamo intanto la trasformazione, o meglio, la palla era, la sfera era finita alta, poi l'ha riconquistata Motaran. Rivediamo qui l'azione che ha generato il rigore, steca altissima che ha colpito al viso Crocco. 5-23 alla fine di questo primo tempo, 3-1 il risultato fra Valdagno e Monza, timeout chiamato da Tommaso Colamaria. Ora invece succede il contrario di quanto è successo nell'ultimo timeout, il Monza è già in pista, il Valdagno torna ora in pista, Luca Chiarello nella sua lavagnetta ha disegnato gli schemi. Bielsa, per il Monza, anzi no, Gavioli, Galimberti, Tambo, Zucchetti, riconquista sfera Borregan, di qui Giovanni, no Crocco, pardon, Crocco, Motaran, Borregan, Motaran, di qui Giovanni, Crocco, marcato da Zucchetti, Motaran, di qui Giovanni. Difesa alta del Monza, Crocco, Motaran, si cerca un pertugio, prova il tiro, Motaran è bravo a non perdere sfera, di qui Giovanni, Crocco, Zucchetti su di lui onnipresente, Tambo, cerca un compagno libero, lo trova in Zucchetti ancora, difficile da marcare Zucchetti, Galimberti, ancora Zucchetti. Di passaggio fuori misura per Tambo, è bravo Borregan, riconquista la sfera. Partite dai ritmi indubbiamente elevati. Motaran, attenzione al pressing alto, Borregan. Borregan, Crocco. Di qui Giovanni solo, prova uno slalom, prova anche un diagonale fuori misura, Crocco è bravo a riconquistare pallina, ma Tambo è su di lui e lo anticipa. Ancora Tambo. Gavioli. Zucchetti, onnipresente, sia in difesa che in attacco. Ancora Tambo, Galimberti. Zucchetti. Zucchetti prova il tiro, finisce altissimo, fuori. Sfera
si lamenta per qualcosa Gavioli. Zucchetti prova a incunarsi in area e a passare a Gavioli, ma capisce tutto Borregan. Riparte il Valdagno, Motaran, attenzione Gavioli su di lui. Zucchetti, bravo Bovo, bravissimo una seconda volta, parapiglia in area, due interventi di Bovo a sventare pericoli, ancora il Monte in avanti con Galimberti, tiro fuori Gavioli per il Monza, riparte dalla sua area Galimberti, si incune in area, prova un diagonale, riparte il Valdagno, Crocco, Borregan nel frattempo esce, Motaran intra Garcia, Borregan, Garcia, Crocco, Borregan, Garcia, Crocco, si fa girare pallina, sempre altissima la difesa del Monza, Crocco, Borregan, si scambiano palline i due, ne salta uno, Crocco ne salta due, attenzione ai secondi, Monza riconquista pallina con Tambo, vede Bielsa in area, prova l'assist, interviene Di Qui Giovanni, ma Galimberti alla meglio, Zucchetti, Borregan su di lui, Bielsa, Tambo, Bielsa, Zucchetti, Galimberti, Zucchetti prova il tiro, bravo Bovo sul suo palo. Zero errori commessi da Bovo in questo primo tempo, nulla ha potuto sul tiro del Monza del parziale 0-1. Gioco interrotto, Zucchetti, Galimberti, ancora Zucchetti, Bielsa, Bielsa, Tambo, Zucchetti, sono bravi nel far girare pallina ai giocatori del Monza, ancora Tambo che si lamenta però per la qualità del passaggio, su di lui Garcia, Garcia riparte, 58 secondi alla fine, Crocco, Garcia, Piroli, Crocco, Garcia, Crocco, Piroli, assist, triangolazione con Di Qui Giovanni, ne ha due addosso Davide, hanno la meglio, Tambo, Monza che attacca questi 30 secondi finali, Galimberti, Zucchetti, prova il tiro da centropista, controlla tutto Bovo, Davide, Piroli in avanti, per il Valdagno, ne ha sempre due addosso, Bielsa e Tambo, è bravo a far passare pallina per Di Qui Giovanni, Monza che riconquista sfera, Galimberti tiro, no, dice no Bovo, e finisce il primo tempo 3-1 Valdagno sul Monza, ci risentiamo per la ripresa. Allora vediamo il vincitore della serata del buon acquisto offerto da Bottomino Enoteca di Ciavella di Crudo Vicentino, la vince lavorando con poltroncina numero 188 Luciano Cabianca, ripeto, abbonando poltroncina numero 188 Luciano Cabianca, il vincitore si deve presentare personalmente presso il punto vendita di Bottomino a Ciavella di Crudo Vicentino. Vi ricordo sempre...
rieccoci per questa, per questo secondo tempo di una gran bella partita. Valdagno 3 e Monza 1. Si era portato in vantaggio il Monza con una rete di Taborindegu, pareggio di Borregan, 2-1 di Di Qui Giovanni, 3-1 firmato da Motaran, Piroli a impostare per il Valdagno, Borregan, Garcia. Abbiamo notato in questo primo tempo una difesa molto alta del Monza, raddoppi costante sul portatore di palla, Di Qui Giovanni, Borregan, Garcia. Gran bella squadra comunque quella del Monza, lotta con Tambo per la conquista della sfera, alla meglio il giocatore del Monza, Galimberti, ancora Tambo, prova a saltare Garcia, prova il tiro di Gambale, Bobo dice no e si arrabbia con la difesa che non ha coperto. Piroli prova a saltare Bielsa, Di Qui Giovanni, Garcia, ancora Davide, è bravo Bielsa ad anticipare il giocatore del Valdagno, Bielsa, Galimberti, Tambo, Bielsa, ancora Tambo, Galimberti, prova a liberarsi di Zucchetti in area, capisce tutto Bovo con la stecca, interrompe il passaggio, Garcia, Borregan, Garcia, Davide, Piroli, cerca un compagno, Garcia, Zucchetti su Garcia, ancora Davide, prova a saltare Bielsa, lo francobolla, retroporta, cerca un compagno libero, invita Borregan al movimento, Borregan, ancora Davide, Piroli, Borregan, si libera Di Qui Giovanni, ancora Piroli, Garcia, tiro da casa sua quasi, anche perché stavano per scadere i 45 secondi che scadono in questo momento, riprenderà il gioco il Monza. Lo fa con Bielsa, Tambo, Garcia su di lui, lo salta, Zucchetti, Tambo, Galimberti, Tambo, Zucchetti, in pressione su di lui, Borregan, Tambo, Di Qui Giovanni prova a contenere l'avanzata del giocatore del Monza che è costretto a retrocedere, Galimberti, Tambo, prova il tiro, Bovo sempre pronto, sempre reattivo, Piroli, Garcia, bella partita anche quella di Bovo, non ha sbagliato pressoché nulla fino ad ora, Borregan, Davide, ma aggredito da Bielsa, è costretto a retrocedere, 5 secondi, molto aggressiva la difesa del Monza, che per di più nel 99% dei casi va a raddoppiare. Zucchetti, Galimberti, Tambo, Bielsa, Bielsa, e Bovo dice no, ancora Zucchetti, si scontra con Borregan, finisce a terra il giocatore del Monza, fallo del Valdagno, 4-3 la situazione falli, partita correttissima. Bielsa e Galimberti, pardon, Tambo, Galimberti, Zucchetti, Galimberti, prova a saltare Di Qui Giovanni, Tambo, Bielsa, Galimberti, prova il tiro dalla propria metà pista, Piroli, Garcia, Garcia, Di Qui Giovanni, Piroli, Tambo, Zucchetti, ancora Tambo, parte Zucchetti a farli da schermo, bravo Borregan, Zucchetti aveva capito tutto, Galimberti prova il tiro,
Bovo, ennesimo ottimo intervento, richiama maggiore attenzione alla difesa. Borregan, Garcia, Piroli, Piroli tentato dal tiro, Garcia, Piroli, Piroli prova uno slalom, Garcia mette ordine, Piroli, c'è di qui Giovanni dall'altra parte, prova il tiro, Piroli si incune in area tu per tu con Fongaro che sventa ogni insidia, fermato, no, Galimberti si presenta, pericolosissimo, con un costo, un tiro finito fuori di poco, ancora Galimberti, Tambo, Zucchetti, Zucchetti prova a saltare di qui Giovanni, costretto a retrocedere su Tambo, Galimberti, ancora Tambo, e Garcia lo spinge via, è fallo, niente da dire. Esce Davide Piroli, entra Motaran per il Valdagno, Bielsa intanto per il Monza. Bielsa, Tambo, ancora Bielsa, Zucchetti, prova la bomba, intercettata, Garcia si avventa sulla sfera insieme a Zucchetti, si lotta, palla 2. Zucchetti, Garcia sulla sfera, Monza, Galimberti, Tambo, Bielsa, Motaran su di lui, prova a saltarlo Bielsa, Zucchetti, Zucchetti, Tambo, Galimberti, bravo Borregan a capire il movimento e a portare via sfera, di qui Giovanni, Motaran, Borregan, ancora Motaran, Borregan, si cerca il pertugio tentato dal tiro, Fongaro dice no, nel frattempo è entrato Vega nel Valdagno, Motaran, Borregan, Vega, Vega, Garcia, Vega, salta Bielsa, si trova tu per tu con Fongaro, il tiro finisce alto, Bielsa, Tambo, parte, Garcia, Garcia lotta con Galimberti, riconquista Vega, si invola, ma viene fermato prima da Tambo e poi da Bielsa, ancora Bielsa, Tambo, Garcia su di lui, Bielsa, Galimberti, Bielsa, Tambo, Tambo retroporta, Garcia, bravo, Tambo, Bielsa, prova a saltare Vega, prova il tiro, respinge Bovo, riparte il Valdagno, Motaran, Motaran, è entrato Petrocchi nel Monza che prova a limitare l'avanzata di Motaran, Galimberti, Galimberti prova il tiro fuori misura, ancora lo scontro Garcia Tambo. Raddoppia il Monza con Galimberti, fallo del Monza, Garcia, Motaran, anche in questa prima parte di secondo tempo gioco veloce, scambi altrettanto, entra nel Valdagno Crocco, prova il tiro fuori misura Motaran. Borregan a far ripartire l'azione del Valdagno a punizione, Motaran, Crocco, ancora Motaran, Borregan,
Motaran, Vega, Motaran, c'è Crocco libero dall'altra parte, rischia di perdere la pallina, Davide la perde ora con Tambo, tenuto da Crocco, attenzione, esce Bovo, bravissimo, Vega, si infortuna sembra a Tambo nell'uscita di Bovo che ha sventato il pericolo, l'ennesimo, rivediamola, Tambo si incunea, esce Bovo, si lamenta Tambo, se vogliamo ricordare il fallo a cui abbiamo assistito nel primo tempo, questa stecca altissima che ha battuto contro la fronte, se non erro, di Crocco, per fortuna non è successo niente, ma era un gioco a dir poco pericoloso, solo rigore in quell'occasione. Intanto Bovo fa pulire la visiera, i giocatori del Valdagno sono in conciliabolo con l'allenatore Luca Chiarello, non è un time out questo, infatti si allontanano subito dalla panchina del Valdagno. Valdagno che riprenderà con Crocco. Motaran. Ancora Crocco, troppo lungo il passaggio. Gavioli fa su alla sfera. Bielsa. Tambo tenuto da Vega. Prova a liberarsi, Bielsa, prova il tiro, ancora Bovo, bravo a dire no, Motaran, Borregan, passaggio chilometrico per Vega che è bravo a resistere alle cariche di Tambo, che alla fine però riesce a rubare la pallina. Ancora Monza in avanti con il suo bomber, Bielsa prova il tiro, bravo, brava la difesa del Valdagno, Petrocchi, Tambo, tiro e ancora dire non sono d'accordo Bovo, Motaran, Borregan, Vega, Motaran, i ritmi non si sono abbassati, Vega, Crocco, Motaran fa girare la sfera forse un po' troppo lontano dalla porta del Valdagno, Motaran, Crocco, Motaran prova a saltare Petrocchi, non trova un compagno libero, Borregan, Crocco, prova il tiro Crocco, mancavano 4 secondi alla fine del tempo utile per tirare, Monza che riparte con il suo bomber, Gavioli, Petrocchi, Tambo, ancora Monza, Bielsa, Tambo, Bielsa, Tambo, prova il tiro, c'era Gavioli a dar fastidio a Bovo. Ancora Tambo e ancora Bovo. Sarà stato autore di almeno una ventina di interventi. Tambo fa vedere perché è il quinto cannoniere nazionale. Fallo subito da Tambo. E presumo si inizia fallo in area, quindi si riprenderà con un rigore a favore del Monza. Nel frattempo Luca Chiarello chiama time out. 6-5 la situazione, falli, 6 falli commessi dal Valdagno, 5 dal Monza, 3-1 il risultato, mancano 14 minuti alla fine dell'incontro. Vediamo dagli entrecampi cosa è successo. Pareggio e risultato finale a Giovinazzo, 3-3 fra Giovinazzo e Breganze, 3-1 qui al Paralido di Valdagno tra Valdagno e Monza. Il Sarzana vince 3-1 a Follonica e 3-3 anche fra Grosseto e Montebello.
Il primo a rientrare in pista è Bovo, portiere del Valdagno. Gran bella partita la sua oggi. In un paio di occasioni ha richiamato la difesa perché gli sono arrivati veramente una quantità di tiri non indifferenti. No, il fallo era fuori area, quindi si riprenderà con una punizione da fuori. È entrato Zucchetti intanto. Bovo Zucchetti! Non l'aveva vista Bovo fuori dallo specchio della porta. Il tiro riparte, Crocco anticipato, Zucchetti. Zucchetti, Motaran su di lui a stoppare il tiro, si lotta per la sfera di cui Giovanni e Tambo, alla meglio il Monza, Gavioli, Zucchetti, Motaran su di lui, ancora Gavioli, Tambo, Zucchetti, tiro da fuori, Bovo dice no, Petrocchi ha su di lui Vega, lo supera, finisce a terra senza fallo, Vega. Di qui Giovanni, Tambo capisce tutto, Bielsa, cioè Gavioli, pardon, si combatte alla cieca, Tambo, si infiamma anche il pubblico, Zucchetti controlla male, Tambo, Motaran su di lui, Petrocchi, Gavioli, Petrocchi, Zucchetti, tentato dal tiro, la pallina resta lì, di qui Giovanni, Crocco, assist, leggermente troppo lungo, e poi Zucchetti su Crocco, sesto fallo Monza. Entra Davide Piroli, esce Vega, nel Valdagno, di qui Giovanni, Crocco, Garcia, Piroli, è uscito anche Motaran, Garcia, Piroli, Garcia, scambio veloce, super aggressiva la difesa del Monza che infatti riconquista pallina. Altro time out, questa volta chiamato da Colamaria dopo poco più di un minuto di gioco dal time out chiamato da Luca Chiarello per il Valdagno. Mancano 12 e 26 alla fine dell'incontro, siamo praticamente a tre quarti dell'incontro, metà di questo secondo tempo. Partita molto combattuta, dai ritmi elevati, bella anche da vedere, penso che il pubblico che assiepa la gradinata nord e la centrale si stia divertendo e credo si stiano anche divertendo ormai la quindicina di tifosi del Monza arrivati a supporto. Il Monza è già in pista mentre Luca Chiarello sta dando le ultime indicazioni alla lavagnetta. Riparte il Monza, Zucchetti parte, prova Piroli a fermarlo, retroporta Piroli, Petrocchi, passa Uva, bravo Bovo a sventare l'ennesimo pericolo, ancora Crocco, Piroli, di qui Giovanni, Crocco, Garcia, Piroli, di qui Giovanni, prova a rubargli sfera, Tambo non ci riesce, ancora di qui Giovanni, scarica in sicurezza a Garcia, di qui Giovanni prova a saltare l'avversario, nello specifico Petrocchi, di qui Giovanni chiama palla Garcia, prova il tiro da centropista, deviata alta. Sono i 16 i tifosi del Monza, li ho appena contati. Non hanno mai smesso un secondo di cantare. Piena o quasi la Nord.
palla tra le stecche dei giocatori del Valdagno. Sarà Crocco a far ripartire il gioco. Indicazione di Garcia e anche di Piroli ai compagni. D'altronde squadra giovanissima, le tre chiocce sono Garcia, Motaran e Piroli, quindi è normale che diano indicazioni in campo. Crocco, Garcia, Piroli, Crocco. Tiro debole che era un assist per Di Qui Giovanni, ma capisci tutto la difesa del Monza a Tambo. Pallina ancora in movimento. Petrocchi, Uva, Tambo, Petrocchi, su di lui Di Qui Giovanni, Zucchetti, Crocco su di lui, che fisicamente è la metà, Tambo, Petrocchi, Zucchetti, Zucchetti prova il tiro fuori misura, Garcia a far ripartire Valdagno, Di Qui Giovanni, assist per Crocco, bellissima l'azione, peccato che la conclusione sia finita alta. Gran bella occasione costruita in contropiede dal Valdagno, il Monza è già nella metà pista del Valdagno, prova un tiro con Petrocchi, Garcia, Di Qui Giovanni, Crocco, Garcia, marcature altissime del Monza come ci ha abituato nel primo minuto di gioco, Di Qui Giovanni, Crocco, ti vengono a prendere e ti raddoppiano fin dalla tua metà pista, Piroli, Piroli cerca di liberarsi, Crocco, Piroli ne ha due addosso, Piroli ancora, Garcia bravo a difendere, Garcia lancia, Crocco che lancia, Di Qui Giovanni, Zucchetti su di lui, ha provato a sorprendere Fongaro, niente di fatto. Petrocchi per il Monza, siamo già dalla parte di Bovo, c'è Uva libero, libero per modo di dire, c'è Garcia su di lui, Zucchetti, Petrocchi, Tambo, Uva, Petrocchi, tiro fuori misura, ancora Tambo, Uva, Crocco su di lui, Petrocchi, Di Qui Giovanni a marcarlo, Uva, Tambo, Zucchetti, tiro ribattuto da Davide Piroli, Garcia a ripulire sfera e a far ripartire il Valdagno, Crocco, Garcia, Crocco, ancora Garcia, Crocco, ne ha due addosso, riesce a sfuggire e a mantenere il controllo della sfera, non per molto però, Tambo a impostare l'azione d'attacco per il Monza, Uva, Uva, Zucchetti, Zucchetti prova il tiro, bravo a far proprio la sfera e a involarsi Di Qui Giovanni, prova il tiro all'ultimo e Tambo a onnipresente a stopparlo, siamo già dalle parti di Bovo, Tambo, Garcia aveva riconquistato sfera ma gioco interrotto dal fischio arbitrale, Tambo, Zucchetti, ancora Zucchetti, Bielsa, Bielsa prova subito il tiro, attento, posizionato bene Bovo, ancora Bielsa a contrastare Davide Piroli, una volta, due volte, Bielsa alla fine era meglio, prova ancora il tiro, ancora un intervento risolutivo di Bovo, Zucchetti, Tambo, ancora Bovo, tre interventi in 40 secondi, Bovo, pardon, Piroli, Garcia, Boregan, Garcia, sono già trascorsi 5 secondi, Uva, Bielsa, Tambo,
Zucchetti prova uno slalom, Tambo tentato dal tiro al centropista, su di lui di qui Giovanni, Zucchetti tiro altissimo, Garcia a controllare, Borregan, Piroli ne ha tre addosso, Piroli bravo a difendere, a provare a ripartire, alla fine saggiamente scarica su Borregan, Garcia, Vega, su di lui Tambo, Vega, Piroli, Tambo anche su Piroli, a cui si aggiunge anche Uva, gli rubano palla, parte Tambo, prova lo slalom, Garcia devia, nessun pericolo per Bovo, Garcia, Zucchetti su di lui a far pressione, Borregan, Piroli, assist in area per Vega che non aggancia, ancora Vega, Borregan per Vega, ancora Borregan, eravamo in area, Garcia, Piroli, Vega, prova il tiro, no, era un assist per Piroli che controlla, ma francobollato da Bielsa, Garcia, tiro da casa sua e capisce tutto Tambo che riparte, Uva, Bielsa, si torna dalle parti di Fongaro, fischio arbitrale, la sfera torna al Valdagno, mancano 5 minuti e 29 secondi alla fine dell'incontro, 3-1 il risultato, 6-6 il conto dei falli. Garcia prova il tiro improvviso, bravo Fongaro, col gambale a dire no, Uva, Bielsa, bravo Bovo a sventare, Montarani, Zucchetti, Bielsa, bravo Borregante, ci pare Vega è solo, prova il tiro, smorzato dalla difesa del Monza, Tambo, Zucchetti, ancora Tambo, Vega su di lui, Bielsa, Uva, la deviazione, Bovo ancora, almeno il ventesimo intervento risolutivo, Vega, Borregan, Montarán, Vega, Garcia, Borregan, Vega, altissima la difesa del Monza, Montarán servito in area da Garcia, bravissimo Fongaro a uscire a sventare il pericolo, Tambo, siamo già dalle parti di Bovo che se ne sta ben attento, Zucchetti, Tambo, Bielsa un centimetro, prova il tiro, Montarán respingere, ancora Bielsa, a differenza del Monza il Valdagno non raddoppia mai nel portatore palla avversario, Tambo prova il tiro, ribattuto Montarán, Garcia, Montarán, Borregan, Garcia, Montarán, controlla male questa sfera, palla al Monza, altro timeout chiamato da Luca Chiarello, mancano 3 minuti e 44 alla fine dell'incontro, vediamo se c'è qualche news dai campi, dagli altri campi, ma non mi pare. Follonica perde 3-1 in casa con il Sarzana, Grosseto Montebello è sempre 3-3, qui siamo 3-1 per il Valdagno, 3-3 il risultato finale fra Giovinazzo e Braganze. Approfitto di questo intervallo anche per ringraziare qua tutto lo staff e i tecnici che permettono questa telecronaca, quindi Roberto Bauce alle telecamere, alla regia Marco Zeni, io sono Maello Giampaolo, un salutone a Domenico, torna presto, magari
per il 16 di marzo, partita dell'anno contro l'Igualada, ritorno dei quarti di finale della US Cup, l'ex Coppa Chers. Valdagno ha perso 2-1 in Catalogna, quindi e speriamo soprattutto che sia disponibile Giuliano Giuliani, ricordiamo assente oggi a causa di uno strappo al femore avvenuto. Intanto si lotta, qui triplicano addirittura la marcatura su Vega che alla fine perde palla Bielsa. No, dicevamo dell'infortunio di Giuliano Giuliani, uno strappo al femore accusato durante l'allenamento di giovedì. Si spera e si scongiura che possa rientrare per la partita dell'anno. Tambo intanto, Bielsa prova il tiro fuori misura, Galimberti, gran bella partita anche la sua, francamente vedendo il Monza questa sera. Tambo prova il tiro ribattuto da Boregan, non capisco come faccia il Monza a occupare questa posizione in classifica perché abbiamo visto una buonissima squadra. Garcia, Vega, Boregan, intercettato il passaggio, Bielsa, difesa un po' scoperta, arriva Garcia e poi Bovo dice qui è casa mia, ci penso io, che pensi mi, come direbbero i colleghi milanesi. Galimberti a impostare, Bielsa, Tambo su di lui, Boregan che gli ruba palla, bravissimo Boregan. Mancano 2 minuti esatti alla fine dell'incontro. Le squadre sono obiettivamente un po' stanche perché il ritmo è stato indubbiamente alto. Il Monza ha speso moltissimo perché ogni possesso della sfera da parte dei giocatori del Valdagno era un perentorio raddoppio. Zucchetti prova da casa sua, Vega dice no. Tambo, Galimberti, Galimberti tentato dal tiro, Garcia, Garcia ne ha due addosso, tanto per cambiare, bravo a far girare la sfera, passaggio un po' fuori misura per Boregan, fischio arbitrale, sfera ai giocatori del Monza. Un minuto e 22 alla fine, 6-6 il conto dei falli, partita correttissima e molto piacevole, il pubblico credo si sia indubbiamente divertito questa sera. Bielsa dalle parti di Bovo che come un'aquila osserva, si combatte Garcia che alla fine commette fallo, Bielsa, Bielsa, Zucchetti, Zucchetti non perde palla, ora ci pensa Garcia a spazzare, Boregan, Montaran, 45 secondi alla fine, Zucchetti intercetta un passaggio e qui siamo al blu, giusto, blu di Montaran, blu a Montaran per fallo su Zucchetti che aveva intercettato un passaggio a centropista e si stava involando verso la porta a difesa da Bovo. Mancano 41 secondi alla fine. Il portiere del Valdagno Bovo chiede una pulitura della visiera e anche asciugarsi. Rivediamo l'azione. Ecco qui, sì, piuttosto netto il fallo. Però mi chiedo, nel primo tempo abbiamo assistito senza cartellini ad un fallo estremamente pericoloso ai danni di Crocco, se non ricordo male, una stecca altissima che ha battuto contro la fronte o la testa di Crocco, per fortuna non è successo niente, ma nessun cartellino è stato estratto dagli arbitri. Bielsa a questo tentativo, comunque il Valdagno nel caso Bovo riesca a parare finirà la partita in inferiorità numerica. Parte Bielsa, traversa e Vega fa sua la sfera, 34 secondi alla fine, Boregan la butta in avanti, riparte il Monza in superiorità numerica, Zucchetti
prova il tiro ribattuto da Borregan che lotta con Tambo, Zucchetti, Zucchetti, Galimberti, Tambo, Zucchetti, prova il tiro fuori misura, Vega riconquista sfera, mancano 8 secondi, tienila, buttala in avanti, ok, la partita è andata, Valdagno 3, Monza 1, la squadra del Valdagno esce fra gli applausi, bella partita, ricordiamo il punteggio, in vantaggio il Monza con Tamburingheiu, 1-0, pareggia Borregan, 2-1 di Qui Giovanni, 3-1 Motaran, tutto nel primo tempo, nel secondo tempo non ci sono state reti. A risentirci alla prossima, buona serata.